Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo dell'aglio in acquario. Oggi sono seduto a terra vicino al mio acquario, ai miei discus. Come dicevo prima, l'aglio nell'acquario, è un potente alleato, contro batteri e parassiti. Infatti l'utilizzo dell'aglio in acquario è un concetto che da molti anni suscita dei dibattiti nel mondo, in tutto il mondo acquariofilo, diciamo. Ma parliamo dell'aglio. L'aglio è una pianta, un bulbo di origine asiatica che ha tantissime proprietà benefiche, tra le quali abbiamo per esempio il fatto che sia un antibatterico naturale, uno stimolante dell'appetito dei pesci, un integratore naturale di vitamina C e un anticoagulante. La lista sicuramente non è esaustiva, ma queste sono le principali che interessano a noi acquariofili. I benefici che si hanno dall'impiego dell'aglio in acquario sono numerosissimi, tutti quanti sono derivati dalle proprietà chimiche di questo bulbo. Per cominciare possiamo dire che l'aglio è un efficace stimolante dell'appetito dei pesci. Molto comodo da utilizzare in momenti critici del ciclo di vita dei nostri animali. Infatti pensiamo per esempio a un nuovo pesce che ancora non si è adattato in acquario e quindi risulta essere debilitato e non mangia. Oppure un pesce il quale ha appetito magari è compromesso da un ciclo di antibiotici a causa di una recente infezione parassitaria e tante altre cose. In questi frangenti l'aglio può essere un valido alleato per aiutarci a combattere le carenze di appetito dei pesci. Basta infatti aggiungere qualche goccia di estratto d'aglio oppure avere anche del cibo in scaglie che possiede già l'aglio e in commercio ne abbiamo di vari tipi. Tra le centinaia di composti chimici che compongono l'aglio, uno molto importante è la allicina, che gode di proprietà antibatteriche e antiparassitarie. L'allicina non è direttamente presente nell'aglio, ma si forma per reazione chimica o alla compressione o al taglio del bulbo stesso. Qui sfatiamo il primo mito dell'acquariofilia che prevede di inserire uno spicchio d'aglio direttamente all'interno del filtro dell'acquario come antibatterico. No, non esiste. La proprietà chimica dell'aglio, come già detto, si ha o per sfregamento del bulbo o per taglio o compressione. Quindi mettere uno spicchio d'aglio direttamente all'interno del filtro non ha senso. Un'altra proprietà interessante dell'aglio, sulla quale però non ci soffermiamo in questo video, è la massiccia presenza di vitamina C al suo interno. Infatti l'aglio può essere utilizzato come integratore naturale di vitamina C per i nostri pesci, consentendoci di trarre dei benefici riguardo la riparazione facilitata dei tessuti danneggiati, miglioramento delle difese immunitarie e rafforzamento dei muscoli e dei vasi sanguigni. L'aglio ha tantissime proprietà benefiche, ma non è una soluzione a tutti i mali. L'aglio è un validissimo alleato per la manutenzione e la cura ordinaria dei nostri acquari e porta dei benefici in termini di salute e di qualità di vita dei nostri pesci. L'aglio lo possiamo, come già detto, trovare in commercio nei negozi di acquariofilia in due soluzioni. Una è il succo d'aglio che viene venduto all'interno di alcune boccette. Queste le possiamo dosare o con i nostri mangimi oppure versare direttamente all'interno della vasca nella quantità di 5 ml ogni 100 litri d'acqua d'acquario. Quindi se avessimo un acquario di 300 litri come questo, metteremmo 15 ml di aglio. Va utilizzato più o meno a giorni alterni, non è necessario metterlo tutti i giorni. La seconda soluzione per poter utilizzare l'aglio in acquario, dato dalla presenza in vendita di mangimi che possiedono già una quantità d'aglio nella misura del 15% al loro interno. Quindi noi somministriamo il mangime che ha già il contenuto dell'aglio direttamente nella vasca.
Anche questo va utilizzato più o meno una o due volte alla settimana. Quindi anche per questo video è tutto, spero di essere stato chiaro, che questo video possa essere utile a tutti i neofiti dell'acquariofilia. Vi invito a iscrivervi e attivare la campanella per restare sempre aggiornati. Ci vediamo al prossimo video, in bocca al lupo, ciao!